adesso una ricetta gustosa di melarossa.it, la mousse di mela. Abbiamo bisogno di due mele sbucciate, un pizzico di sale, due albumi, 60 g di zucchero, un cucchiaino di cannella e 190 g di formaggio morbido tipo Philadelphia. Iniziamo con il frullare le nostre mele. Deve diventare un purea. Puliamo le mele dai lati, quelle che sono ancora rimaste intatte. Diamo un'ultima frullata. Ecco qui. E lo mettiamo da parte. Adesso iniziamo con l'ammorbidire il Philadelphia con la cannella. Con un cucchiaino di cannella. E mescoliamo. A questo punto uniamo la nostra purea di mele. Mescoliamo il tutto ed ora tocca lo zucchero. Quando tutto è amalgamato andiamo a montare a neve gli albumi. Un pizzico di sale. Controlliamo se sono pronti. E adesso li mescoliamo al nostro impasto. Con un movimento dal basso verso l'alto per non smontarli. Adesso prendete i vostri bicchieri. Più. Ecco qua, io ho riempito solo due bicchieri, ma ricordatevi che questa ricetta è per 4 persone. Adesso li mettiamo in frigo per un'ora. È passata un'ora e adesso andiamo a decorare i nostri bicchieri. Dei frutti di bosco e una mela, della menta e una spruzzatina di cannella. Ed ecco a voi la mousse di mela di melarossa.it. Naturalmente non poteva mancare per noi di melarossa.it la mousse di mela. Mi pare raccontami giusto. Un po' della mela. Ma la mela è molto importante come nutriente,
perché contiene una fibra, cosiddetta fibra solubile, che nel nostro lume intestinale produce delle sostanze che sono molto utili, pensate, alla prevenzione del tumore del colon. Questo è molto importante perché questo è un tumore purtroppo frequente e che in questo modo, anche solo mangiando la mela, possiamo aiutare a prevenirlo. Ho capito, però ho anche sentito dire in giro che la mela è molto femminile come frutto, no? Questo è vero, al di là delle implicanze bibliche, sì. È vero che la mela, perché contiene dei cosiddetti fitoestrogeni, sono degli isoflavoni che hanno un ruolo simile a quello degli ormoni femminili, per cui potrebbe essere importante nelle donne in menopausa, per attenuare i sintomi della menopausa, il consumo della mela. Mangerò più mele, bene. Grazie.